Dai, Ronny, facci vedere qualche cosa. Sì, certo. Oh, dimenticavo i pantaloni. Lui è un agente della polizia di Dallas, in Texas. Signore e signori, ecco a voi Ronny Coleman. Accomodati, amico. Grazie. Quindi, terza vittoria consecutiva. Tre di fila. Chi è? Schwarzenegger, che detiene il record. Quante volte ha vinto? Sette di fila? Sì, sette vittorie consecutive. Poi Lieni lo ha battuto con otto. La prima volta che hai vinto l'Olimpia, tu sei rimasto un po' sconvolto, vero? Sì, guarda, qui hanno il filmato della premiazione. Fu travolgente per me. Flex Wheeler! Oh, che momento. Com'è iniziato tutto? Scommetto che all'inizio eri un mingherlino di 40 kg. Sì, in effetti ero un mingherlino di 40 kg quando avevo 5 anni. Poi sono cresciuto, però. Ma come hai cominciato? Perché tu eri un poliziotto, anzi, lo sei ancora. Sì, sono in polizia da 12 anni adesso. Ma cominciai a fare pesi già all'età di 12 anni. Iniziai così, senza un motivo preciso. Gli altri lo facevano e così ho cominciato ad allenarmi. E crescendo diventai abbastanza grosso. Mi sono arruolato nel 1989 ed un mio collega mi vide alla fine di un mio allenamento e mi portò in una palestra, la Metroflex di Brian Dobson, che mi guardò e mi disse che se avessi gareggiato sarei potuto diventare il campione del mondo. Ma io gli risposi, no, non voglio prendere steroidi e mi piacciono gli hamburger, la pizza. Dio ti benedica. È il mio piatto preferito e non volevo rinunciarci per gareggiare. Ma Brian insisteva e mi offrì l'ingresso gratuito a vita alla sua palestra, a patto che gareggiassi. Lo sai che a noi poliziotti piacciono le cose gratis. Sì, sì, gratis. Sei un poliziotto, le ciambelle, certo. Alla fine accettai e partecipai alla mia prima gara, vincendo Mr. Texas e poi molte altre. Quanto tempo ti alleni ogni giorno? Beh, che tu ci creda o no, mi alleno solo tre quarti d'ora o al massimo un'ora al giorno. Ma anche io mi alleno 45 minuti al giorno. Ma tu non hai la mia genetica. Io sono quello che viene definito un freak, un mostro genetico. Anch'io sono stato chiamato mostro genetico. Guarda il mio mento. Ma vedi, tutto il mio corpo è una mostruosità genetica. È diverso da avere il mento pronunciato. E cosa mangi di solito? Io e Kevin litighiamo sempre sul mangiare. Che tu ci creda o no, normalmente mangio hamburger, pizza, pollo fritto. Sapevo che ci saresti rimasto male. Patatine fritte? Sì, patatine. Senti che roba, Kevin. E la verdura? No, la verdura mi fa schifo. E il tofu, quella robaccia di soia? Ma cos'è? Non scherziamo. E quanto pesi? In questo momento sono circa 140 kg. Quanto hai di circonferenza toracica? 127 centimetri. E di bicipite? Circa 60 centimetri. Ma dimmi una cosa, tu sei un poliziotto, giusto? Cosa succede quando fermi qualcuno? Quei poveretti devono prendere un bello spavento. Insomma, cosa fa un criminale quando ti vede? Si butta direttamente a terra? Sai, una volta ho fermato un automobilista, diciamo in una situazione un po' tesa. La prima cosa che ha fatto è stato saltare fuori dalla macchina. Insomma, lui salta fuori dalla macchina, io salto fuori dalla mia, mi vede e si butta a terra, allarga le braccia, ma io gli dico di alzarsi. E la prima cosa che mi dice è, non picchiarmi. Ma poi andò tutto bene, gli feci solo una multa e se ne andò per la sua strada. Dimmi una cosa, ci sono un sacco di storie sui culturisti. Per esempio che quando sei così grosso non puoi allacciarti le scarpe o non riesci a fare altre cose normali per via delle dimensioni del tuo corpo. È vero oppure no? No, non è vero niente. Io posso fare tutto ciò che può fare chiunque altro, credimi. E per i vestiti come fai? Dove li compri? A dire il vero mi faccio fare i vestiti su misura.
Hai provato al negozio per le taglie forti? Sì, ho provato, ma le taglie forti sono solo per persone grandi e grasse. Ma io non ho molto grasso, quindi non mi vanno bene. Qual è la tua percentuale di grasso corporea? La mia è del 95%. La mia percentuale di grasso è sempre inferiore al 5%, fino a un minimo dello 0,33. 0,33? Sì, questo per le gare, mentre il 5% è fuori stagione, certo. Hai una fidanzata? No, sono single. Hanno tutte paura di me. E sono troppo grosso. Hanno paura di farsi male. Io ho lo stesso problema. Dai, Ronnie, facci vedere qualche posa. Sì, certo. Oh, dimenticavo i pantaloni. Oh, questa ragazza ha bisogno del dottore adesso. Dimmi un'altra cosa, dovrai avere molte ammiratrici. Sì, qualcuna. Ma cerco di andarci piano, perché le donne mi distraggono dall'allenamento. Cosa fanno quando ti vedono per la prima volta? Si aggrappano al bicipite? Beh, si aggrappano anche a qualcos'altro. Davvero? Sì. Spero che tutto funzioni. Sì, funziona tutto molto bene. A questo proposito, l'altra sera avevo ospite Lennox Lewis, il pugile, e lui diceva che le donne... Insomma, tu ti astieni dal fare sesso prima di allenarti o non fa differenza? Sinceramente fa molta differenza, e come? Io sto più lontano possibile dalle donne. Quindi niente sesso quando ti alleni, ma perché? Altrimenti non riesco a sollevare carichi pesanti. Il sesso mi porta via la forza. Non credo che Lennox Lewis faccia pesi. Insomma, per te è vero il detto che il sesso indebolisce le gambe? No, ti indebolisce tutto quanto il corpo. Non solo le gambe, ma anche le braccia e tutto il resto. Ma quando non sono a ridosso di una gara, allora faccio più sesso che posso. Ah, fai la scorta prima della gara. Sì. Bene, allora buona fortuna. Competerai per il quarto titolo, vero? Sì, vado per il quarto. A proposito, stiamo cercando di averti come presentatore per il prossimo Mister Olympia. Oh, come no? Casualmente ho qui il tuo contratto ed i miei amici vogliono che io ti faccia firmare. Oh, sai una cosa, Ronnie? A vederti così sono pronto a firmare qualunque cosa. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.